Martina Sebastiani e Andrea Dal Corso non stanno più insieme. La romana, dopo aver lasciato Giampaolo IV durante l'ultimo falò di confronto a Temptation Island, ha iniziato a frequentare il bel tentatore. Conosciuto sempre nel reality estivo condotto da Filippo Bisciglia. Ma qualcosa tra i due deve essere andato storto poiché il giovane imprenditore veneto è stato avvistato a Mykonos, dove si trova in questi giorni in vacanza, mentre si baciava con un'altra ragazza. A fare chiarezza ci ha pensato Martina che, tramite una diretta Instagram, ha spiegato la sua posizione nei confronti dell'ex tentatore. La Sebastiani, per evitare ulteriori pettegolezzi, ha deciso di intervenire sui social e chiarire meglio la situazione. Io e Andrea non siamo fidanzati, non stiamo insieme. Lui è assolutamente libero di fare ciò che vuole. Da qualche giorno ci siamo presi un po' di tempo per capire cosa vogliamo l'uno dall'altro. Stiamo valutando? Lui è assolutamente libero di fare quello che più crede. Non sto piangendo, sono felicissima, per favore, non esagerate, sto benissimo. Non c'è alcun problema, non muore nessuno. Ripeto, non siamo fidanzati, eravamo sicuramente in una fase di valutazione. Stavamo cercando di capire se la nostra frequentazione potesse portarci ad avere un rapporto più concreto. Inevitabile la replica di Andrea, che ha subito contattato Isa e che ha per smentire il gossip che lo vede protagonista. Quello nella foto non sono io. Ieri ho fatto serata con la stessa camicia che indosso questa mattina, ovvero gialla. Mi sono stufato di dare giustificazioni e dover smentire delle cavolate come quella della spiaggia di qualche settimana fa. Punto. L'ho spiegato anche a Martina, anche se non dovrei giustificarmi nemmeno con lei perché non stiamo insieme. Abbiamo deciso in modo congiunto di prenderci un periodo per stare soli e riflettere sul rapporto nato in un contesto bellissimo, ma per certi versi anomalo. Ma mi fa davvero sorridere tutto questo, e mi viene da replicare soltanto perché poi la gente pensa che sono in cerca di fama o gossip, ma a me di base non frega nulla. Anzi, il gossip l'ho sempre odiato, specie quello fasullo.